Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati con un altro video di Euro Truck Simulator 2. Siamo qui in compagnia di Vale. Ciao a tutti. Poi abbiamo Matti. Ciao. Poi abbiamo Cobra. Ciao a tutti. Monster. Kasi che sta alzando e abbassando gli assi. Ciao. E poi dovremmo avere anche Buldir, ma non non gli hanno venduto praticamente il rimorchio per paura che lo devastasse, non distruggesse, no. Devastasse. Beh, qualche pacca, dai. Allora ci mettiamo in pole position, dobbiamo andare a Rostock. Ci siamo a Nover, quindi abbiamo anche un po' di strada, abbiamo 336 km. Abbiamo già gente incastrata all'uscita. Guarda sto ranocchio che non tira un cavolo e si spegne e basta. Abbiamo un elicottero da portare e Cobra dovrebbe avere uno yacht da portare in mezzo alle montagne, perché è Rostock in mezzo alle montagne e uno ha ordinato uno yacht. C'è anche un porto a Rostock, mi pare. No, a Rostock c'è il porto, sì, abbiamo... Perché dopo Rostock andremo a Marco, butta un po' che si è messe pa semenare. No, con il rimorchio pieno. Perché si è spento il camion? Intanto si spegne il camion. E dagli gas, se no poi le tomo. No, a volte arrivo, freno, tutto gli dai un colpo e... Dai questo semaforo. Mamma mia, che guarda che rosso ieri, vai avanti più veloce. Guarda che traffico che fai i semafori. È verde, oh, se è verde, ma muovimo se no. Allora, via che partiamo. Oh, bene, possiamo andare via tranquilli, non c'è Buldir che ci danneggia i camion, i carichi. Per vostra sfortuna no. E adesso si è appena mosso, secondo me sta arrivando. Magari. Ok, rimossa la limitazione di velocità. Pare i lampeggianti, come che slampeggia. Chi abbiamo qui davanti? Metto a freccia. Sì, metti a freccia. Allora, dato che è notte, preferisco guida interno cabina, e così siamo più precisi nella guida. Attenzione, cambio di matti è faticato dalla salita. Sì, caro Dio. Tiamo fuori la freccia. E si tenta il sorpasso. Occhio che c'è gente. Abbiamo molta altra gente da corsia opposta. Oh, adesso accendiamo i fari, che qua voglio vedere che c'è. Bene, partiamo e andiamo. Alla nostra destra abbiamo una stazione di servizio per poter urinare. Mi sa che ci vediamo all'arrivo, perché il renocchio non tira un cavolo, capito? Cioè... Ma scusa Marco, allora chi deve andare di marrone, no? Un po'. No, lì no. C'è scritto qui no, brown. Marco. Si vede che hanno i razzisti. No, si vede che hanno i cessi intasati e porca vai. E quindi niente devono chiamare per adesso.
bene, ragazzi, allora siamo arrivati quasi, manca un chilometro praticamente. E carico al momento sembra essere ancora vivo, cioè vivo, sano. Ma perché Marco non vedo niente sul rimorchio? Boh, perché io so, sarà un DLC che non hai forse. Io ho un elicottero solo. Allora, aspetta, togliamo gli abbaglianti. Ho sbagliato. Oh, bene. C'è da girare qua, no, dopo. All'ITCC. Eccola qua. Oh, bene. Dai, stop de. Poi seguo Marco. Bene. Procediamo all'area. Ah, doveva fare tre mazzo. Oh, bene, fatto anche questo viaggetto. E dopo la prossima volta prenderemo il traghetto e andremo sui paesi. Ah, qua. E bene così. Sganciamo. Ed è un trasporto eccellente di 340 km, 4 ore e 3 minuti e abbiamo consumato 110 litri di gasolio per un prezzo complessivo di quasi 28.000 euro. Molto bene. Direi che anche per questo video è tutto. Ci vediamo nelle prossime puntate dove andremo oltreoceano. E ringraziamo qua i nostri autisti. Abbiamo Matti. Ciao. Vale. Ciao. Cobra. Ciao a tutti. Casi. Ciao. E Monster. Ciao. Che si è perso. E ho sbagliato strada e è tutta una strada dritta senza un cioè uno svincolo, un cavolo, sai cosa vuol dire? Sì, sì. Bene. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.